lo so. Eccola là. Ha sentito, sì. Ecco fatto. Batti le gambe, facci vedere come batti le gambe, su e giù. Sì, sono sicuramente... Ok, rilassato con la schiena. Eccolo lì, hai visto? Devo spingere un po' così, ok? Ecco fatto. Zero resistenza, spingi indietro che uguale, secco. Ecco fatto. Allora, ultimamente non dormo troppo bene perché sento un leggero dolore alla spalla destra. Ok. Cosa è successo? C'è stato un trauma? Forse giocando a paddle. Ah, ok, quindi più da sovraccarico, diciamo. Forse sì. Ok, giochi tanto? Sì. Giochi spesso? Un po' meno di una volta a settimana. Ok. Un po' meno, sì. Bene, quindi spalla però, destra. Spalla destra, sì. E appunto quando gioco il dolore è più presente, okay, è più presente, soprattutto la sera stessa, che magari mi appoggio verso il lato della spalla e sento del dolore. Ok, perfetto. Le scarpe le hai già tolte, allora vieni seduto che cominciamo proprio a vedere questa spalla, vediamo un attimino che cosa succede. Allora, prima cosa che mi viene da dire è che il lato destro è più alto del sinistro, quindi c'è una sindrome posturale, probabilmente ha lasciato andare il gran dorsale, fastidio qua? Leggermente. Lo prendo per un sì anche qua, mi sa. Ah, leggermente. Sì. Oltre al fatto che sono vieni in piedi. Un tronco vivente. Adesso a questo c'è rimedio. Vieni in piedi con la schiena verso di me. Un passo a sinistra. Ok. Gomito dritto, giralo internamente. Tienilo sempre dritto. Io lo tiro in fuori, tu lo tiri indietro e verso il centro. Ok, okay. Senza piegare il gomito. Vai. Ok. Di nuovo. Vedi, appena stimolo questo punto qua. Sì, sento. Vieni seduto. Sì, ha lasciato un po' andare il gran dorsale. Quello è un riflesso del gran dorsale. Ok, vediamo come si alza qua. Però. Bel tronco. Abbastanza, sì. Morbido. No, di qua sei sciolto, per fortuna. Ok. Quindi la destra che si conferma. Sì. Sì, qui c'è anche stata una risalita dell'omero, perché appena alzo vedi come la spalla sale tutta. Prova a tenere il braccio qua. Spingi su verso il soffitto, vai. Ok, perfetto. Scusami. Così io ti chiederò di ruotare l'avambraccio verso il basso, io resisto, vai. Ok. Adesso ruotalo indietro, io resisto, vai. Ok. Appoggialo qua. Tu spingi in fuori, io spingo in dentro, vai. In fuori. Sì, vai. Vai. Questo un pochino perdi. Ci fai caso? Guarda, ti faccio vedere, okay, a confronto con quest'altro. Spingi fuori. Qua vedi, non riesco neanche, cioè mi sposti proprio. Sì, mi sento più forte, sì. Invece di qua, spingi in fuori. No, non devi angolare perché sennò stai cambiando i muscoli. Vai, spingi in fuori. Ah, no, mi sento molto più debole. Esatto, questo è il sovraspinoso, che è questo muscolo qua. Ora, se è successo, vediamo così. Tieni qua, questo è il deltoide, spingi su. E sei fortissimo. Metti due dita dell'altra mano qua sotto. Qui sotto. Perfetto. Tengo qui. Esatto. Spingi su. Ah. Cede completamente il muscolo che poco fa era forte. Solamente toccando qua sotto. Sì, è vero, stranissimo. Okay. Scendi giù. Questo farà un po' male. Sento già dolore. È andato in spasmo un muscoletto sotto la clavicola, che appunto si chiama sottoclavicolare, che la tiene ruotata in avanti e verso il basso. Quando lei rimane in quella posizione lì, ogni volta che tu alzi il braccio non si crea qua sotto lo spazio sufficiente per far scorrere i tendini della cuffia, i quali poi grattano, si irritano contro le superfici articolari, ed è per quello che quando tu tocchi qua il muscolo perde forza, e per il motivo per cui hai dolore quando giochi a padel, ok? Specialmente nei colpi sopra la testa, quindi smash o volley o cose così. Adesso io devo sciogliere questo muscolo qua, che farà male, per permetterti di recuperare la giusta attivazione, la giusta meccanica. Sento un po' di dolore ora. Muscolare e articolare. Sì, no, questo fa male. Ma fa malissimo. Lo so. Stop un secondo. Ah. Stop un secondo. Sì. Fa male. Ok. Ok. Questo poi adesso, dato che ti fa male, non proseguo, però sarebbe ideale che te li facessi a casa da solo questi massaggi, ok? Ok. L'altra mano, ovviamente. Esatto, adesso però, avendo dato l'input di sciogliere il muscolo sotto la clavicola, qua,
Spingi su. Vedi che non perdi più? Oh sì, mi sento già più, più forte. Giù, 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 giù. Adesso vediamo un pochino qui se lascia rilassato l'omero. Eccolo qui, poco poco. Ho fatto male? No. Ok. Ti mando a pancia in aria. Testa qua. Pancia in aria. Yes. Ah, ci vuole un po' più giù? Già ho visto una cosa interessante. Ti alzo così puoi vedere tu stesso. Aspetta, facciamo così. Così vedi bene i malleoli. Guardati i malleoli dei piedi, vedrai che non sono uguali. Questo è più corto, questo è più lungo. Ci fai caso? Sì. Ok, vieni giù. Questo significa che probabilmente si tradurrà con un fastidio qua e qua molto meno. Sì. Poi qua e qua molto meno. Sì, è vero. È bellissimo perché sei stupido. È vero. Ci credo. Ah, ti faccio togliere la cinta per favore. Ah sì, non l'ho tolta prima io. Lavorare con Riccardo oggi è stato molto piacevole perché è un paziente molto simpatico, anche se è venuto con un po' di timore. Mi ha contattato per farsi visitare alla spalla destra principalmente, che si è fatta male giocando a padel. Mi sono messo con i test muscolari a valutarlo per capire quali fossero i muscoli coinvolti e abbiamo un problema del sovraspinoso e del sottoclavicolare. Quindi lavorando con delle tecniche muscolari abbiamo allentato le tensioni su questi muscoli e poi siamo andati a lavorare a livello vertebrale per far sì che non ci sia interferenza nella comunicazione tra il sistema nervoso centrale e questi muscoli. Quindi abbiamo rimosso dei blocchi a livello cervicale, anche se lui era un po', diciamo, timoroso, poi si è lasciato andare. E abbiamo lavorato anche sulla bocca, perché quando i muscoli masticatori non funzionano bene possono avere delle ripercussioni su tutto il corpo, inclusa la spalla. È stata una visita, ripeto, molto divertente e sono sicuro che la prossima volta si sentirà molto più a suo agio perché ha scoperto che non c'è dolore e che funziona effettivamente, avendo riportato immediatamente un beneficio, nonostante io non abbia potuto fare tutto quello che avrei dovuto fare per aiutarlo. Quindi avrai un po' qua, qua di meno. Vero. Ok, e sopra sarà un po' più qua, qua di meno. Okay. Ottimo. Ah, non racconta bugie sto doc. No. Lascia, lascia. Ok. Ti faccio vedere anche un'altra cosa. Questa gira bene. Questa vedi, non gira proprio. No, afferma. Perché c'è un muscolo che adesso andiamo a testare. Piega. Ti farò spingere la gamba all'interno così, senza che però apri qua, ok? Vai, spingi. No, così all'esterno, ah, ti farò all'interno. Vai. Ok, forte per iniziare. Appena tocchi qua sul pube con le dita. Spingi. Sei sull'osso? Credo sì. Ti ci metto io. Eri un po' più su, era. Eccolo qua. Ok. Spingi in dentro di nuovo. Vai. Vedi che perdi? Sì. Devi fare pure più sforzo. Invece se tu togli, spingi, ti sposto proprio e ti sforzi anche meno. Ok. L'attivatore è qua. Devo dargli un colpetto di questo sul pube, sull'osso, ok? Ok. Piccolo massaggio, 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, a posto. Ah, ok. Ok. Questo non troppo. Rilassato, rilassato. Guarda adesso come girano. È vero, girano. Ok, sono uguali. Rilassato, morbido. Eccolo, anche il piede era un po' bloccato. Ok. No, qui il piede destro andava bene, rilassato. Ok. Morbido, lascia la fine. Eccolo, ginocchio destro. Lascia. Eccolo qua. Ok. Io faccio un po' un check generale, ok? Ok. Ecco, lasciamo perdere le dita, morbido. Eccolo qui. Ok, mano qua dietro.
bene dentro sul collo, bravissimo, rilassato, 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 eccola là. Ha sentito sì. Adesso la facciamo prima sull'altra spalla e poi andiamo a vedere bene la cervicale, però prima della spalla, polso, no, qui va bene, lascia, gomito va bene, ok, mano qua dietro, rilassato, lascia morbido il pettorale, eccolo qui, questa è la tua spalla bloccata, dimmi la verità, ha fatto male? No, è solo il rumore, è il rumore che mentalmente ti... mani qua su. Ok, no, per fortuna sei in equilibrio, quindi la cervicale la vado a sentire io. Giù, 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 rilassato. Ho un blocco su C2 a destra, a sinistra, e su C5 a destra, ecco, lo senti, no? Questo e questo. Sì. Inizio da destra però, morbido. Che succede ora? Succede che senti un piccolo suono sul collo, però se stai rilassato, perché se non stai rilassato io non lo faccio, perché altrimenti ti potresti fare un po' di male. Invece tu sei rilassato così, bravissimo. È un po' più di questo, posso farlo? L'ho fatto. Dolore? O rumore? Rumore, però mentalmente di... C'è un po' paura? Chiaramente sì. Sì, 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 morbido. Stessa cosa di qua. Rilassato, rilassato. Lascia. Ecco fatto. Batti le gambe, facci vedere come batti le gambe, su e giù. Sì, sono sicuramente... Ok, non sei paralizzato. No. Ottimo, andata a buon fine. Perfetto. Adesso, qui ci sarebbe da lavorare, però non so se... Vediamo una cosa. Gomiti tesi, dritti, dritti, no, così sono piegati. Girali così, senza piegare i gomiti, spingi le braccia uno contro l'altro. Ok, spalanca la bocca. Spingi, stringi i denti, spingi, senza piegare i gomiti abbiamo detto, stringi, spingi, ok, spalanca di nuovo, senza piegare, spingi, no, senza piegare, vai, ok, un pochino c'è, perché tu tendi molto, anziché testare così, tendi molto a fare così, e così è molto più facile perché recluti anche i bicipiti, non isoli i pettorali, capito? Infatti quando ti ho fatto isolare i pettorali abbiamo trovato... un po' di... alza la testa, appoggia nella mia mano, piega le gambe. Adesso quello che sto per fare è un po' di fastidio, ok? È un muscoletto della bocca che ti dovrebbe aiutare anche a sciogliere la spalla, va bene? Apri grande. Apri, apri, apri. Dolore? No. È paura? Orifia. Ho fatto. È stato veloce, però l'abbiamo fatto. Vuoi prima la notizia bella o quella brutta? Bella. Quella bella? La brutta. Decidi, bella o brutta? Prima la brutta. Prima la brutta, dobbiamo farlo anche di là. Ah, la bella? Che sono finite quelle brutte. Ah, beh, dai, diciamo che... Apri grande. Quanto dura? Meno di quello di adesso. Oh. Fatto. Ah. Hai visto? Sto sfatto. Mamma mia, sono in ipertensione. No, ipertensione. No, ipertensione no, ormai. Spero di no, non si è alzata la pressione. No, tu il video me lo devi fare prima. Qual è la cosa più strana che ti ha detto un paziente? E poi posso rispondere. Ipertensione durante la seduta, effettivamente. Non ha senso. No. Come consuetudine ci tengo a ringraziare tutte le persone che guardano i miei video perché mi date veramente tanto supporto, anche se non riesco a rispondere a tutti vi leggo e sono molto grato del vostro apprezzamento, pertanto continuate così, continuate a supportarmi perché siete veramente il mio orgoglio, con i like, con i commenti, mi raccomando invitate anche i vostri amici a iscriversi al canale perché penso che chiunque possa beneficiarne e adesso naturalmente vi auguro il consueto buonanotte. Ti sciolgo un po' qua la muscolatura. Ah, questo. Questo è piacevole, no? Questo sì.
Ricordami quanti anni hai tu? 25. Ah, 25, vabbè. Un tronco di 25 anni. Hai visto? Un tronco da G. Ok, adesso che ti ho sciolto un po', proviamo ad aggiustare qui la schiena in modo tradizionale. Vero? Ossia così, guarda, sono delle pressioni così, ah. Ok? Ti faccio prendere, fammi prima trovare i parametri giusti, eccolo qua. Ti faccio prendere un bel respiro profondo e ti faccio buttare fuori l'aria, rilassato con la schiena. Eccolo lì, hai visto? Niente di drammatico. Ce n'è un altro qua. Eccolo lì. Perfetto. Vieni sdraiato sul fianco destro, che ho sentito l'osso sacro ruotato così. Verso di me. Olè. Cioè, così... Io ti metto come ti avevo messo le mani, così... Poi ti aiuto io a spostarti. Ok. Vieni avanti. Ok, perfetto. Gamba sotto dritta, estesa. E questa qua dietro. L'osso sacro un po'... Non ti faccio cadere, stai tranquillo. Hai sentito? Già è andato. È andato tutto. L'altro lato. È andato. Giro. Yes. Gamba sotto dritta e il contrario. Ah, al contrario, sì. Bravissimo. Avanti col sedere, ancora, perfetto. Anzi, sai che facciamo? Dritta questa lasciamo aperta. Vengo io così, tranquillo, morbido. Fatti spostare, rilassato, non c'è dolore. Qui una terza lombare. Morbido, devo spingere un po' così, ok? Ecco fatto. Dolore? Rumore. Pancia in aria. Ok. Torna al secondo a pancia sotto, che devo finire un piccolo riflesso su quel muscolo che testavamo con la gamba, che è tra la sips e la spinosa della quinta lombare. In mezzo c'è un riflesso che dovrebbe dargli male. No? Sì. Questo? Sì. È un po' sì. Un po' sì, Lo so. Perché stiamo provando a... allentare la tensione del piriformis qui, che è un muscolo che sta sotto i glutei. Ok, poi andiamo sull'osso sacro e sul femore, che sono i punti di inserzione del piriformis, e ci lavoriamo massaggiando, tecnica di origine inserzione in kinesiologia applicata. E poi tecnica dei fusi muscolari, che approssimiamo nel tuo caso. Ok, adesso vieni in piedi, girato di traverso, mani sui fianchi così, adesso rilassato, zero resistenza col gomito, mani sui fianchi, okay. Esatto, spingi il tuo gomito gradualmente indietro contro il mio, tira un colpo secco col gomito, no, tu stai spingendo molto forte, a me non interessa forte, a me interessa graduale, quando te lo dico, veloce. Ok, però il movimento andava bene. Il movimento andava bene, deve essere solo eseguito velocemente quando te lo dico io. Zero resistenza, zero, perché devo prendere il conto. Adesso graduale, secco. Ok, dammi l'altro. Zero resistenza, spingi indietro graduale, secco. Ecco fatto, che tra l'altro questa è pure la spalla che ti dà fastidio. Esatto, sì. Ok? Senti, cammina un po', muovi la spalla, mi dici come ti senti? È molto meglio, la sento decisamente più... che si estende di più. Libera. Non so se è più forte o meno, questo lo dovrei testare poi a... Ah, vieni seduto, lo testiamo, perché questo muscolo qua sappiamo che per avere un risultato definitivo te lo devi trattare da solo, ma questo qua prima era debole, adesso vediamo subito. Spingi fuori.
Così? Fuori, sì. Vai. Ti ricordi prima? Era meno forte, sì. Prima riusciva a spingere dentro, adesso spingi fuori. Vedi adesso? Vediamo di qua. Spingi fuori. Sono uguali adesso. Sì. Ok? Perfetto. Ti puoi preparare. Qui naturalmente per risolvere il problema c'è bisogno di qualche seduta. Poi vedi tu insomma come organizzarti, se vedi che giocando la gestisci, però sicuramente da solo ti devi fare i massaggi qui sul sottoclavicolare, che ancora vedi, ancora fai smorfie quando te lo tratto perché è ancora disfunzionale, mi hai chiesto di non andarci, quindi non ci vado, però ti comunico che è un problema e che ti conviene quantomeno farlo da solo. Perché altrimenti potrei rischio di... tornare come prima. Ma ora sì, molto meglio. Me lo confermi anche tu. E questo mi fa tanto piacere. Va bene? È stato un grande piacere. È stato un piacere anche per me, grazie mille. Prego, ti puoi rivestire.